Buonasera, è la giornata in cui Matteo Renzi incontra prima Berlusconi e poi Grillo, che infatti poi dopo ci scherzerà, ha incontrato oggi due pregiudicati. E dopo questi incontri, che sono con i leader dei due partiti principali dell'opposizione, in realtà anche saranno posizioni ben diverse, quelle di Forza Italia e quelle dei 5 Stelle rispetto al governo che sta per nascere, Renzi ha annunciato che sabato ci sarà il governo e che lunedì il governo andrà già all'esame delle Camere per la fiducia. E in questo momento Renzi è ancora da circa un'ora a colloquio al Quirinale col capo dello Stato per riferirgli la situazione. Ovviamente parleremo molto dell'incontro con Grillo, che è stato per molti versi un non incontro, un dialogo. Un breve dialogo tra sordi, vedremo insomma, più che un giudizio che si può dare, un'etichetta che si può dare a quel che è avvenuto, conta sentire insieme che cosa si sono detti. Non sapremo invece che cosa si sono detti in quei 5 minuti, che ovviamente fanno notizia, di incontro solo a due tra Renzi e Berlusconi, a margine dell'incontro ufficiale, della consultazione della delegazione di Forza Italia, in cui insieme a Berlusconi c'erano i due capigruppo ovviamente del partito. Ovviamente si fantastica, si immagina, si ipotizza che si sia parlato di giustizia, anche perché proprio di giustizia poi Renzi ha detto che si parlerà, perché insieme agli altri temi, legge elettorale, lavoro, lotta alla burocrazia e riforma del fisco, a luglio, mese dopo mese, toccherà la riforma proprio della giustizia. Vedremo anche però come in queste ore ci sia un allarme per parlare di altro, un allarme che arriva da Torino, un gruppo terrorista che si vuole terrorista, almeno nelle parole e in ciò che proclama, ha praticamente condannato a morte, sono parole testuale, una condanna immediatamente esecutiva nei confronti di 4 persone a vario titolo impegnate nell'opera dell'alta velocità tra Lione e Torino, con anche delle critiche nel volantino allo stesso movimento No TAV, i 5 Stelle soprattutto. Sono minacce che vengono prese molto seriamente dalle forze dell'ordine e dagli inquirenti. C'è poi la notizia della condanna, grave, pesante condanna, 6 anni e 8 mesi per l'ex governatore della Sicilia, Raffaele Lombardo. Dopo Cuffaro è toccato a lui la condanna, in primo grado in questo caso, per concorso esterno in associazione mafiosa. Ma ci sono poi altre notizie e come abbiamo fatto ieri sera andremo a vedere con attenzione cosa sta succedendo a Kiev, dove in questo momento, diamo solo una breve occhiata insieme, la situazione è ben diversa da quella di ieri, come vedete, anche se si zoomasse là sul fondo della piazza Maidan si vedrebbero ancora i fuochi che abbiamo visto ieri, forse li potete intravedere. Ma insomma, torniamo in studio perché è tutto e tra 30 secondi vediamo i titoli del nostro telegiornale. Renzi sta riferendo a Napolitano al termine del giro di consultazioni con le forze politiche. Il premier incaricato ha detto convinto che ci sono le condizioni per sciogliere sabato la riserva presentando la lista dei ministri e per presentarsi lunedì al Senato per la fiducia al nuovo governo. Meno di 10 minuti e praticamente non si sono parlati. Ognuno ha detto la sua in un crescendo di battute, poche. E di fiducia ancora meno tra Grillo e Renzi. Trasmesso in streaming, il colloquio ha lasciato tutti sulle loro posizioni. Estrema sfiducia del Movimento 5 Stelle nei confronti del tentativo Renzi. È durato invece ben di più, un'ora e mezzo, l'incontro con Forza Italia e c'è stato soprattutto il giallo di 5 minuti e di colloquio a due tra Renzi e Berlusconi, il quale al termine ha confermato che il suo partito resterà all'opposizione ma è disponibile a collaborare sulle riforme indispensabili al Paese, a partire dalla nuova legge elettorale.
un parlamentare, due responsabili dei lavori, un dirigente della polizia, tutte persone impegnate nella vicenda alta velocità, e a loro che sono rivolte le minacce di morte dei nuclei armati operativi, una sigla già conosciuta dalle forze dell'ordine. In una lettera il gruppo terroristico parla anche di lotta armata. L'ex presidente della regione Sicilia, Raffaele Lombardo, è stato condannato in primo grado a 6 anni e 8 mesi per concorso esterno in associazione mafiosa, assoluzione invece dall'accusa di voto di scambio. Anche uno dei predecessori di Lombardo, ovviamente, Totò Cuffaro, era stato condannato a 7 anni proprio per lo stesso reato. E ancora sull'orlo del precipizio la situazione in Ucraina. Il governo ha annunciato che le forze armate potrebbero entrare in azione contro i manifestanti che protestano in favore dell'Europa. Kiev parla di un intervento antiterrorismo. Riunione urgente dell'Unione Europea, che per il momento non ha però deciso alcuna misura, è contro l'Ucraina, mentre a Kiev la gente è di nuovo in piazza dopo i 26 morti di ieri. Vai, vai. Buonasera, allora è il momento decisivo. In questo momento Renzi ancora a colloquio da più di un'ora al Quirinale con il capo dello Stato, e sto verificando se è così, se ancora il colloquio è in corso. Ebbene, è stata una giornata che è vissuta soprattutto su due passaggi fondamentali, gli incontri con quelli che dovremmo chiamare i due leader dell'opposizione, che ironicamente, autoironicamente, in modo beffardo, uno dei due, Grillo, ha chiamato con i due pregiudicati, che hanno tutte e due una condanna definitiva, con Berlusconi e con Beppe Grillo, con Forza Italia e con il Movimento 5 Stelle. Mentre per Forza Italia, come si sa, colloquio nell'ambito delle consultazioni era previsto, quello con il Movimento 5 Stelle è avvenuto dopo soltanto che ieri, dopo le 22, si è saputo che il referendum interno al Movimento stesso, agli iscritti via web, ha smentito Grillo e Casaleggio, il loro parere di disertare le consultazioni, dicendo no, dovete andare, bisogna andare al colloquio con Renzi. Fatto si è che il colloquio con Renzi da parte di Grillo è stato tutto meno che una apertura, e dall'altra parte ovviamente c'era l'evidente desiderio davanti alle telecamere, tutte e due essendo ben consci dello streaming, di chiuderla al più presto, e così è stato. Alla Camera, 9 minuti in tutto, saluti compresi, cominciati con i ringraziamenti e terminati con un laconico "è finita", pronunciato dai protagonisti. Perché i piani, i programmi... Però fammelo dire prima, poi mi interrompi dopo. Ma perché i programmi, non sono venuto qua a parlare di programmi, i programmi non sono in ballo adesso. Si gioca un po' per uno, beh, però bisogna parlare io, poi parlate, facciamo un po' per uno per correttezza. No. No, non è possibile, mi fai finire di parlare... No, io dico questo, io sono venuto qua per dimostrarti qualcosa in una maniera educata. Gioiosa, emotiva, appassionante, ed è la prima volta che mi succede di non dare la fiducia a una persona come te, ma non perché sei tu, per quello che rappresenti. Tu rappresenti le banche, i poteri forti, dici una cosa, poi la smentisci il giorno dopo. Ognuno ha recitato il proprio ruolo. Renzi ha provato a spiegare cosa vogliamo fare nei prossimi 4 mesi, faticando a contenere un Grillo mai così parlante e perfetto nelle interruzioni e nella scelta dei tempi. Sta cercando di provocare. No, non ti sto provocando. Ascolta, Beppe, sei un ragazzo. Beppe, sì. Tu sei una persona buona che rappresenta un potere marcio che noi vogliamo cambiare totalmente. Beppe, quindi almeno un minuto me lo devi dare. Non te lo do più. Allora, caro Beppe, se questo era e ti dico con gioia, ti comunico che non abbiamo nessun tipo di fiducia in te e non abbiamo assolutamente nessuna fiducia nel tuo sistema. Benissimo. Poi l'affondo, mentre i rispettivi secondi, Del Rio e Guerini per Renzi, Di Maio, D'Inca e Sant'Angelo per Grillo, assistono pressoché silenziosi. Io per i tuoi spettacoli non ho mai chiesto omaggio, perché sono sempre venuto. No, siccome mi sono sempre tu gli spettacoli in televisione, non li faccio io. Sai che non giro canale ogni volta che giro ci sei. Mi dispiace. E fai la
macchietta. Una volta dici mai fare le scarpe a Letta e poi è successo quello che è successo. Mai andare al governo senza le elezioni. Poi dici entro il 15 la riforma elettorale. Non sei più credibile perché rappresenti della gente che noi siamo i nemici fisici di questa gente. Tu hai visto ieri che è successo. Alla fine di tutto Renzi avrà parlato per soli 140 secondi. Mi dai un minuto, prendo un minuto e poi ci salutiamo, se questo è l'obiettivo. Dai. Non hai neanche un'idea di come potrebbe essere il mondo. No. Non ce l'hai un'idea. Sono d'accordo. Passare dalle rinnovabili alle rinnovabili, non sai neanche cosa sono. Se io parliamo di queste cose, non sai neanche cosa sono. Esci da questo blog, Beppe, esci da questo streaming. Questo è un luogo dove c'è il dolore vero delle persone. Smettila su questo tema. C'è bisogno di affrontare le questioni reali. È finita. Buona giornata, è stato un piacere vederti. È stato un piacere per tutti. Finita, poi dopo ognuno sentirà il bisogno di dare la sua versione davanti alla stampa. Giovane ma vecchio, dice Grillo. Chi ha votato 5 Stelle merita di più, twitta Renzi. Questo è quello che è successo. Proprio poco fa 4 senatori del Movimento 5 Stelle in una nota congiunta esprimono le proprie perplessità sul modo in cui Beppe Grillo ha affrontato il colloquio di oggi col Presidente del Consiglio incaricato Matteo Renzi, definendola una occasione perduta. Ma per chi ha seguito, l'abbiamo trasmesso in diretta lo streaming e anche le parole pronunciate dopo, è evidente che ciascuno dei due ha dato a questa partita il suo significato, cioè di farla finire al più presto possibile, tanto in questa fase Movimento 5 Stelle e Partito Democratico giocano in due campionati diversi e distinti, almeno per questa stagione. Il campionato dell'opposizione, i 5 Stelle, il campionato del governo, il Partito Democratico. Diversa infatti e alla fine per la storia della crisi di governo è più significativa la questione dell'incontro con Berlusconi e Forza Italia. Auguriamo buon lavoro al Presidente incaricato e al suo team e dobbiamo dire che siamo anche d'accordo sul fatto di un ringiovanimento della squadra di governo. Io oggi ho avuto il piacere di incontrare un Presidente incaricato che è esattamente la metà dei miei anni e questo mi sembra un buon segnale per il futuro del Paese, per un rinnovamento della classe dirigente. Un'ora e mezzo di colloquio alla guida della delegazione di Forza Italia, anche il tempo per 5 minuti di faccia a faccia da soli. Dall'opposizione Silvio Berlusconi dà la sua benedizione al governo Renzi, confermando il feeling con il giovane segretario, sancito con l'intesa sulle riforme. È logico che successivamente, incontrando a Palazzo Grazioli gli eurodeputati di Forza Italia, ha voluto stemperare. Gli italiani non gli perdoneranno l'operazione che ha fatto per arrivare a Palazzo Chigi, dai sondaggi l'hanno giudicata malissimo. Ma l'incontro ha confermato che la partita delle riforme è quella che Berlusconi vuole continuare a giocare da protagonista pur stando fuori dal Parlamento. Non solo la nuova legge elettorale che il leader di Forza Italia vuole sia approvata nei tempi previsti e senza altri cambiamenti, ma anche le modifiche costituzionali, il fisco e la giustizia. Noi abbiamo dato al Presidente incaricato la nostra assoluta disponibilità a lavorare insieme e a approvare in Parlamento queste riforme. Siamo invece su quella che è la gestione normale, opposizione. Il Cavaliere ha voluto dare anche altri messaggi che hanno fatto scattare l'allarme soprattutto dalle parti di Alfano, perché nei 12 minuti ininterrotti di discorso all'uscita dell'incontro Berlusconi ha tirato fuori un tema apparentemente fuori contesto, la riforma della par condicio, ed ha poi voluto sottolineare come il semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea che scatta a luglio sia solo un fatto onorifico, parole interpretate come un'indicazione di voto ad ottobre, vero o falso che sia, la conferma del fatto che Berlusconi ha intenzione di utilizzare il suo feeling con il nuovo premier per agitare i sogni del suo ex delfino. E insomma, dopo questi due colloqui, alla fine di tutta la teoria delle consultazioni, Renzi ha detto si conclude sabato, si fa il governo sabato e lunedì si va alle Camere e intanto stasera da un'ora e passa è al Quirinale per riferire a Napolitano. Decisamente convinto che ci siano le condizioni per fare un ottimo lavoro. Intendo prendermi la giornata di domani per la redazione
di un documento programmatico che sia il più concreto possibile. Immagino di poter sciogliere la riserva, se il lavoro di queste ore andrà bene, nella giornata di sabato, e chiedere ai presidenti del Senato prima e della Camera poi di recarmi in aula a partire dal lunedì della settimana prossima. Intorno alle 19 Matteo Renzi porta al Quirinale il risultato di un giorno e mezzo di consultazioni e l'agenda di qui al voto di fiducia previsto al Senato e poi alla Camera non prima di lunedì. Un confronto con il Capo dello Stato sullo stato avanzamento lavori in attesa della scrittura definitiva del programma e della messa a punto della squadra, il capitolo più difficile specie per la casella dell'economia, oggetto dell'altro incontro pesante della giornata, quello con il governatore di Banca Italia Visco, un'ora di colloquio a Via Nazionale. La mini conferenza stampa Montecitorio serve a fare il punto sulla coalizione che dovrà sostenere il governo. Renzi lo dichiara in modo esplicito. Quanto alla maggioranza, la maggioranza di riferimento è la maggioranza che ha sostenuto il governo uscente. Eppure non può essere del tutto rassicurante per Angelino Alfano questo assunto, pure molto netto, perché sulle riforme la maggioranza resta variabile, perché si devono scrivere tutti insieme e non possiamo perdere un'occasione gigantesca, dice. A NCD Renzi non concede neppure il vertice di maggioranza, chiesto esplicitamente ieri sera. Un tavolo programmatico slitta domani e dunque sarà senza Renzi, e domani resta la giornata dedicata da Renzi alla stesura di questo programma, oggi allungato, con l'inclusione, oltre alla legge elettorale, alle riforme del lavoro, della pubblica amministrazione e del fisco, anche della novità della giustizia da riformare a luglio. Il premier incaricato esclude che aver inserito la giustizia derivi dal colloquio con Berlusconi. Non ha posto questo tema, dichiara, smentito tuttavia da Brunetta, e spiegando che la giustizia non è solo la storia di vent'anni, ma una riforma che serve a tutti. Nessuna concessione invece al grande dossier della squadra, la lista dei ministri in costruzione, Renzi glissa anche sul metodo. Il borsino delle indiscrezioni dice che è ancora in campo per l'economia, in caso di nome politico dopo i no di Prodi e di Letta, e tuttavia molto lodato oggi da Renzi per il suo senso delle istituzioni, quello del fedelissimo Graziano Del Rio, a dispetto dello scetticismo che regna nei palazzi di riferimento. Magari aggiunge qualcuno sostenuto da un sottosegretario forte, tecnico, altrimenti nomi tecnici sono quelli di Guido Tabellini, bocconiano, Piercarlo Padoan, economista attualmente Istat, ben conosciuto a Via 20 Settembre, ma considerato vicino alla Fondazione Dalemiana Italiana Europei, di cui è stato direttore. Il mosaico si va tessendo in queste ore, i nomi salgono e scendono, l'unica certezza è che dovranno essere pochi. Diciamo che, essendo andato oggi pomeriggio a lungo a parlare con il governatore della Banca d'Italia, Visco, Renzi ovviamente si è sentito attribuire una serie ancora di esponenti tecnici per il Ministero dell'Economia. Basterà però ricordare che ad accompagnare Renzi da Visco, dal governatore della Banca d'Italia, così come dopo adesso al Quirinale, c'era sempre Graziano Del Rio, proprio la figura che viene indicata come un possibile ministro politico dell'economia. Ma noi ora, tra l'altro, vi devo dire che c'è stata una telefonata a sorpresa, di conforto, di ringraziamento, o insomma, come altrimenti possiamo definirla. Però a Enrico Letta è arrivata a sorpresa nel pomeriggio la telefonata di Papa Bergoglio, che ha voluto esprimergli il suo apprezzamento per il lavoro svolto da Premier negli scorsi 10 mesi. Oggi, a livello parlamentare, il Senato ha approvato in via definitiva il cosiddetto decreto svuota carceri, provvedimento che contiene una serie di misure come l'ampliamento degli arresti domiciliari, del ricorso ai servizi sociali, dell'uso del cosiddetto braccialetto elettronico. Più ampia la riduzione di pena per i soggetti ritenuti meritevoli, e sarà anche più frequente l'espulsione dei detenuti stranieri come misura alternativa al carcere. E ricordiamo ancora che contrari sono stati Forza Italia, Lega e Movimento 5 Stelle, che hanno parlato di indulto mascherato. Per ragioni opposte ha votato no anche la sinistra di SEL. Andiamo ora a vedere però come ci siano preoccupazioni per un volantino di chiara marca terroristica, un volantino in cui si condanna a morte, si dice che tutto è immediatamente esecutivo, una serie di persone, 4 che hanno un ruolo nell'alta velocità, nella costruzione, nella tutela dell'alta velocità, così come è stata decisa dai governi
italiano e francese, insomma, sulla Lione-Torino. Tre fogli scritti al computer firmati NOA, nuclei operativi armati, e nell'ultima pagina la condanna a morte contro quelli che sono considerati i mandanti e gli esecutori, così è scritto, della strategia repressiva che sta togliendo libertà e prospettiva al movimento NOTAV. Quattro nemici, i loro nomi sono nero su bianco alla fine del volantino. È questo il documento arrivato stamattina in una busta bianca con posta ordinaria nelle redazioni dell'agenzia ANSA di Torino, Roma e Bologna, che è stato subito sequestrato dagli investigatori. Linguaggio asciutto e buon italiano, c'è il richiamo alla lotta armata e l'attacco allo Stato, che scrivono ai piedi d'argilla. Fame, povertà e crisi economica, vengono citati i casi Electrolux e Granarolo, ma l'attenzione si concentra sulla lotta di liberazione contro il TAV, si legge, e in particolare sui quattro attivisti in carcere perché accusati di terrorismo per l'assalto al cantiere di Chiomonte del maggio 2013. Il trattamento riservato ai compagni è il segnale che il tempo della lotta pacifica fatta di scritte e manifestazioni è superato, scrivono i NOA. Una sigla semisconosciuta che non risulterebbe attiva finora nel bacino piemontese. Torino, si legge alla fine del documento, è il luogo da cui partire per risvegliare le coscienze proletarie e rivoluzionarie. I bersagli sono quattro. Uno è politico ed è il senatore PD Stefano Esposito, che da sempre si oppone al movimento NOTAV e nelle settimane scorse ha trovato tre bombe Molotov sul pianerottolo di casa. Gli altri sono il presidente della ditta che gestisce i lavori nel cantiere, Massimo Matteucci, Maurizio Bofalini della società Torino-Lione Ferroviaria e il dirigente della Digos di Torino, Giuseppe Petronzi. Le condanne, si legge alla fine dello scritto, sono immediatamente esecutive. C'è anche un attacco politico al Movimento 5 Stelle, la sponda in Parlamento dei NOTAV. Stiamo osservando, scrivono, lo spettacolo comico e finto movimentista dei parlamentari del Movimento 5 Stelle. Molti di loro stanno misurando il fallimento della loro presenza all'interno di luoghi marci. Ci hanno ridicolizzato, non si collabora con chi ha tradito i valori rivoluzionari della resistenza. Dal Movimento di Grillo arriva in serata la presa di distanza, così come dai NOTAV, che sul loro sito scrivono: rispediamo al mittente governo e compagni queste deliranti follie. Il nostro, scrivono ancora, è un movimento popolare di massa, non c'è spazio per la violenza contro le persone, conosciamo troppo bene i mandanti di queste operazioni vecchie di 40 anni. Il documento arriva alla vigilia della manifestazione indetta dai NOTAV in tutta Italia per il prossimo 22 febbraio. Su questa lettera e sulle minacce la Procura di Torino ha aperto un'inchiesta. Arresti domiciliari per Luigi Bisignani, che abbiamo imparato a conoscere, anche perché poi è diventato un fortunato autore di un libro sui segreti della Prima e della Seconda Repubblica. Arresti domiciliari per lui e per il generale dei Carabinieri, Antonio Ragusa, che è ex capo del Dipartimento per le Risorse Strumentali della Presidenza del Consiglio. Mentre Bisignani è accusato di frode fiscale, un reato che abbiamo già imparato a conoscere, per il generale Ragusa l'accusa è di turbativa d'asta e corruzione. La vicenda è quella della gara d'appalto per la gestione dei servizi informatici di Palazzo Chigi, una gara da 9 milioni vinta nel 2010 dall'imprenditore Galbusera, grazie all'aiuto, secondo i magistrati inquirenti, del generale di Bisignani. Tra l'altro Galbusera non ha misure restrittive e insomma sarebbe stato favorito in cambio di fatture false per circa 300.000 euro. Vedremo come evolverà questa questione, ma intanto arriva invece una condanna, la notizia di una condanna che riporta la Sicilia ai tempi di Cuffaro. Anche il successore di Cuffaro, infatti, Raffaele Lombardo, è stato condannato in primo grado a 6 anni e 8 mesi per concorso esterno in associazione mafiosa. 6 anni e 8 mesi, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, assolto invece dall'accusa di voto di scambio. L'ex presidente della Regione Sicilia, Raffaele Lombardo, mastica amaro, non riesce a nascondere le lacrime. Me l'aspettavo, dice, ma faremo appello, dimostrerò la mia innocenza.
per il fondatore dell'MPA, il Movimento per le Autonomie, che sulla scena politica siciliana è stato per anni ago della bilancia, una sentenza che scotta. Procedimento a porte chiuse, con rito abbreviato, come lo ha voluto lo stesso imputato. La Procura di Catania aveva chiesto 10 anni, il GUP lo ha prosciolto dall'ipotesi di voto di scambio, specificando che il concorso esterno assorbe anche il reato elettorale con Cosa Nostra. Rinviato a giudizio anche il fratello Angelo, che ha scelto di essere giudicato con il rito ordinario. Un'inchiesta iniziata 4 anni fa, che ha visto coinvolti imprenditori e amministratori locali. In campagna elettorale l'ex governatore avrebbe promesso favori e appalti in cambio del sostegno elettorale della mafia. Ad accusare Lombardo un pentito e alcune intercettazioni telefoniche e ambientali che documentano contatti con un boss di Cosa Nostra. Lo scandalo dell'inchiesta portò Lombardo a dimettersi da presidente davanti all'Assemblea siciliana a luglio di 2 anni fa, per poi ripresentarsi alle politiche del 2013 insieme a Berlusconi, capolista al Senato in Sicilia, ma fu un flop, non venne eletto. Rispetterò il verdetto, dice oggi, ma i reati che mi vengono contestati sono assurdi, è un'ingiustizia. Soddisfatto il procuratore di Catania, Giovanni Salvi, che dichiara: è la prima volta di una condanna per concorso esterno in associazione mafiosa per un presidente della regione siciliana. Ma il verdetto di oggi conferma, se vogliamo, la cosiddetta maledizione dei governatori di Sicilia. Prima di Lombardo è toccato a Salvatore Cuffaro, il politico dell'UDC, detto Totò Vasa Vasa, è in carcere, condannato definitivamente a 7 anni per favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra. E indietro nel tempo toccò al DC Rino Nicolosi e poi altri governatori, Giuseppe Provenzano di Forza Italia, Giuseppe Drago dell'UDC. Per tutti nelle condanne un filo in comune: soldi, appalti, politica e mafia. Andiamo con le immagini in diretta da Kiev per vedere che la situazione torna a farsi difficile, ma non inganniamoci, si sentono le voci, si sentono slogan, è più o meno il quadro di ieri, ma c'è quella che è una sorta di cordone, di cortina che è creata proprio dalle fiamme che sono state create appunto per creare un diaframma tra i manifestanti e le forze dell'ordine. Qui potrebbe, come stiamo per sentire, aggiungersi l'esercito. Sono ore che Piazza Maidan brucia. Dopo una breve tregua, questa mattina, per raccogliere le ultime vittime dell'assalto notturno, 26 in tutto i morti, e contare senza successo i feriti, troppi, almeno un migliaio, e aver riorganizzato le barricate intorno ai palazzi, come quello dei sindacati, bruciato. E ora ecco di nuovo gli altoparlanti lanciare ultimatum, riproporre gli slogan di quello che potrebbe essere l'inizio di una guerra civile. Timore paventato sia dai russi che dal nostro ministro degli esteri Bonino è talmente palpabile ormai da portare la responsabile della politica estera europea, Catherine Ashton, a convocare per domani pomeriggio una riunione a Bruxelles. All'ordine del giorno, quelle sanzioni finora non ritenute utili né opportune, ma a quanto pare adesso indispensabili e forse un po' tardive, benché sollecitate dal Presidente della Commissione europea Barroso, che peraltro nel pomeriggio ha anche telefonato a Yanukovych. Non solo, a caldeggiarle le sanzioni anche Merkel e Hollande, che domani manderanno a Kiev i propri ministri degli esteri. Perché se oggi non si sono registrati gravi scontri nella capitale blindata, la metro e le scuole chiuse, e qualche manifestazione c'è stata invece nelle altre città ucraine, non vuole affatto dire che la situazione sia sotto controllo, anzi. Sono le 3 del pomeriggio quando il governo di Yanukovych fa sapere che è scattato un piano antiterrorismo per sgominare i manifestanti e dunque ogni mezzo è lecito. E tanto perché sia chiaro il messaggio, ecco che un paio di ore dopo arriva dal Ministero della Difesa l'annuncio che le forze armate potrebbero entrare in azione contro i manifestanti. Insomma, non più e non solo i Berkut, le guardie antisommossa viste in questi mesi, ma l'esercito, peraltro da oggi guidato da un nuovo comandante dopo l'esonero avvenuto poco fa del generale Zamana, sostituito dal capo della Marina.
Segno che nessun appello alla calma e alla pace, come quello fatto oggi anche dal Papa, rischia di venire più ascoltato. E intanto, in piazza, da una parte e dall'altra delle barricate, si aspetta, schivando granate, pietre, idranti, accendendo fuochi e lottando per un'Europa, così era almeno all'inizio, che adesso forse interessa meno. Perché ora l'obiettivo è mandare a casa Viktor Yanukovych, leader incapace di gestire il paese, mentre gruppi di estrema destra sempre più aggressivi alimentano la rivolta. Allora, dopo di noi si fronteggiano davanti a Lilli Gruber a 8:30 Deborah Serracchiani della segreteria del PD e Giovanni Toti che è ex direttore di telegiornali ma è adesso il consigliere politico di Berlusconi a Forza Italia. Poi andiamo a vedere che alla gabbia ci sono quei 200-300 ospiti di Gianluigi Paragone, Adinolfi, Gomez, Francesca Donato, Marco Alfieri, Corsaro, Cremaschi, Rondolino, Peluffo e Barnard. Ci fermiamo. Fine velocissimamente la borsa a Milano, si è chiuso con meno 0,20, lo spread a 192, in questo momento Wall Street meno 0,06 il Dow Jones, meno 0,37 il Nasdaq, è tutto, 8:30 poi la gabbia, buonasera domani.